È tutto pronto per Terre Sonore, l'evento giunto alla quarta edizione mantiene la sua caratteristica di festival itinerante e rende ancora più estesa e inclusiva la sua rete. Quest'anno sono infatti 21 i comuni della provincia di Pesaro e Urbino che aderiscono ad un festival nato in piena pandemia per scoprire, promuovere e sostenere i territori più nascosti. Le novità stanno nel fatto che avremo ancora più comuni dello scorso anno. L'anno scorso erano un 19 comuni, quest'anno non siamo cresciuti. L'adesione è arrivata a 21 comuni, quindi sarà un bel giro, un bel tour alla scoperta del nostro territorio, dal Parco Golena del Furlo fino ad arrivare al Castello di Gradara, alla Galleria Romana del Furlo e passando per tutti i più bei borghi che abbiamo della nostra provincia, quindi sarà un bellissimo viaggio. Terre Sonore, manifestazione di punta organizzata da Fano Jazz Network, inizia da Fermignano il lungo cammino che lo porterà per tutto il mese di agosto in lungo e largo per la provincia di Pesaro Urbino. La cittadina ospiterà giovedì 1 agosto il trio del pianista Giovanni Guidi. Il concerto sarà preceduto alle ore 18:30 dal primo appuntamento di Macchie e Inchiostri, una serie di incontri su temi di attualità. L'evento dedicato ai puristi del jazz presenta una ricca programmazione con artisti di fama internazionale. Dall'1 al 31 agosto sarà possibile assistere a concerti di qualità. 82 musicisti che si alterneranno, i musicisti tra l'altro è il meglio del jazz italiano. Ci saranno anche i giovani musicisti, ci saranno musicisti del nostro territorio, quindi sarà una bella impresa e tra le altre novità questi appuntamenti musicali verranno arricchiti anche da altre iniziative, cito la Via Flaminia, per cui scopriremo anche laddove faremo dei concerti e dei siti archeologici con la dottoressa Vanessa Lani che ci racconterà un po' di questi siti, poi avremo la presenza del Festival di Macchie e Inchiostri, che quindi affronteremo anche dei temi di attualità e poi scopriremo anche i territori circostanti ai luoghi dei concerti con le passeggiate del Terre Sonore. Insomma, un festival che si sta dimostrando sempre più multidisciplinare, sempre più sinergico e sempre più vicino alle comunità. Tutti i concerti, tutte le iniziative sono state concordate, sono state costruite con le comunità, questo per noi è molto importante, a partire dalla scelta artistica e anche dalle attività collaterali, ma poi ci saranno anche le degustazioni, ci saranno le visite ai musei, insomma un festival che vuole raccontare attraverso la musica, con la musica, le bellezze di questo territorio.